Polo c'è il posto di blocco della Monte Rosa per gli alpini che hanno cominciato a fare dei rastrellamenti perché insomma si cominciava già a parlare di questi ribelli che davano fastidio. Allora via, si parte. Quando siamo lì si guardano le carte d'identità, il mio socio, il mio amico, ci fa noi andiamo a salutare i parenti, poi dopo andiamo a soldato. Bene, bene, fate bene, guarda. Quando siamo arrivati qua vicino a Buvolo, senz'altro ci sarete passati dentro la zona lì. Sopra il ponte c'è un'altra pattuglia grossa di militi, anche là un altro posto di blocco. Allora abbiamo pensato di tornare indietro e attraversare il fiume Dlenzer, che siamo andati a Scurano. Quando siamo arrivati a Scurano, c'è un contadino là che scappa verso di noi. Allora ci abbiamo detto: ma cosa c'è? Sono arrivati i tedeschi in paese, via via, bisogna scappare, scappare. Allora siamo arrivati vicino al cimitero, ci abbiamo detto a quello: ma dice, io mi fermo al cimitero che sono un po' più sicuro. Vabbè, allora si fermò anche lui. Allora ci siamo fermati anche noi al cimitero, ma poi non avevamo da coprirsi perché era lì ai primi di aprile. Non c'era, beh, insomma, siamo stati lì vicino al muro del cimitero fino alla mattina. La mattina abbiamo cominciato a fare la strada, così a tentare di sapere di qualcosa. Siamo arrivati fino sul passo della Cisa, che è nel Parmigiano. E anche lì abbiamo chiesto: ma qua, no, qua non si parte, non si trova niente, ma ci hanno detto che qua i ribelli ci sono. Allora c'era una signora lì davanti a casa sua che stava facendo la lana e fa: guardate, io non vi dico tanto, però se volete andare a vedere c'è una strada, una stalla là, e là potete anche sapere qualcosa. Allora siamo arrivati là e c'era una signora che stava facendo da mangiare. Abbiamo detto: noi cerchiamo i ribelli. Dice: adesso sta arrivando un signore che è il principale dell'azienda e potete sentire da lui. Allora ci ha tenuto una quindicina di giorni, tutti i giorni andavamo fuori di pattuglia, tanto per dire, perché loro erano armati e noi ci andavamo in compagnia. Allora quando si arrivava a mezzogiorno a casa,